Linguaggio e sincronia. Con noi abbiamo il dottor Alessandro Tiezzi, neurologo e responsabile del centro Alzheimer di Arezzo, che ci ha portato una scoperta recentissima relativa appunto al linguaggio e sincronia. È recentissima, è una scoperta che è stata fatta solo ora perché abbiamo solo ora gli strumenti tecnici per poterla fare. Si tratta del linguaggio. Il linguaggio è stato studiato da sempre, ma più di 150 anni fa Paul Broca, che era un diciamo neurologo, anche se a quei tempi i neurologi non c'erano, che scoprì che il linguaggio prodotto, perché il linguaggio ha due versanti, quello parlato e quello ascoltato, il linguaggio prodotto stava in una certa area del cervello, in particolare ai piedi della prima circonvoluzione ascendente del lobo frontale sinistro, perché il linguaggio è lateralizzato e quindi stava a sinistra, almeno nei destrimani. 50 anni dopo, Karl Wernicke, che era un psichiatra tedesco, scoprì scoprì l'area corrispondente, quella del linguaggio ascoltato, l'area di Wernicke, che sta nel lobo temporale sinistro, anche in questo caso. Ecco, da allora non sono stati fatti grossi progressi, perché sapevamo che il linguaggio sta in queste due aree, nel frontale e nel temporale, però come le due aree si parlano, si collegano, non lo sapevamo. Perché quando è arrivata la risonanza magnetica funzionale, che localizza bene le aree del linguaggio, però non ha la velocità per poter seguire il linguaggio, perché qui si parla di millisecondi, mentre la risonanza magnetica funzionale acquisisce i suoi dati, circa un minuto ci vuole. Lo strumento adatto sarebbe l'elettroencefalogramma, che parla di millisecondi, però l'elettroencefalogramma con i suoi 20 elettrodi sul capo non riesce a localizzare bene il punto. Allora, questo gruppo di neurochirurghi, neurofisiologi americani dell'Università di New York e del Iowa hanno fatto una nuova tecnica, che è la corticoelettroencefalografia, cioè su un cervello aperto perché deve fare un'operazione chirurgica, non che l'hanno fatto per quindi l'hanno fatto, non è che hanno fatto l'esperimento, no, erano persone che, dovevano essere operate, e quindi un po' come fece Brodmann ormai 70 anni fa e scoprì tutte le localizzazioni cerebrali. Prima di fare l'operazione a paziente sveglio, solo con un'anestesia locale, vengono messi tutti questi pallini che si vedono, sono elettrodi, quindi si riesce a localizzare bene nello spazio e nel tempo, perché l'elettroencefalogramma parla di millisecondi. Certo. E si è scoperto che oltre a queste due aree esiste una terza area, che è nella circonvoluzione caudale frontale media e inferiore, sempre del lobo frontale di sinistra, che collega le due aree e è una specie di interruttore. Cioè, quando noi parliamo... Ecco, facciamo un esempio pratico. Per quando noi parliamo, prima parla uno e poi parla l'altro. Dovrebbe. Ma non è che, come nei dibattiti televisivi, uno dà la parola. Semplicemente, fra due persone che si intendono, si capisce benissimo che uno ha finito di parlare e inizia l'altro. In questo processo, che dura solo 30 millisecondi, quindi una frazione di secondo, noi si dice istintivamente, ma in realtà l'istinto che cos'è? Sono funzioni cerebrali così rapide che noi non riusciamo a classificare. Certo. Istintivamente sappiamo che è il nostro turno. Una volta, quando c'erano i walkie-talkie, c'era un canale solo, per cui uno finiva di parlare, poi diceva passo e iniziava l'altro. Nella conversazione normale noi non lo facciamo. Esiste questa terza zona cerebrale che ci dà il via. È un istinto, è istintivo. Sì, istintivo. Diciamo, è una funzione codificata rapidissima. Ora, questa funzione, come tutte le funzioni corticali, sono funzioni apprese, non sono funzioni innate. Per cui il linguaggio noi lo dobbiamo imparare. E anche questa sincronia noi la dobbiamo imparare. Quindi se l'abbiamo appresa, siamo dei buoni conversatori. Cosa vuol dire buoni conversatori? Sapere quando tocca a noi, sapere quando tocca all'altro, senza dirlo. Quando la conversazione va bene, esiste una sincronia fra le due persone.
È una specie di balletto, è quello che succede nel ballo. Sì, sì, certo. Si dice si va a tempo perché c'è la musica. Sì, c'è la musica, ma c'è anche una specie di piccoli segni che i ballerini si danno senza neanche saperlo, per cui vanno a tempo. In realtà, quando noi riusciamo a avere una conversazione e siamo in sincronia, c'è una secrezione di dopamina. Che è quell'ormone che dà piacere. Diventa piacevole. Perché le conversazioni, alcune conversazioni con alcune persone sono piacevoli? Mm. Noi pensiamo perché la pensano come noi. No, non necessariamente. No, infatti, il contenuto della conversazione conta, ma conta abbastanza poco. Quello che conta è la sincronia. Se noi troviamo una persona che ha la nostra stessa sincronia, noi abbiamo una conversazione piacevole. Come abbiamo un piacere tutte le volte che ci sincronizziamo con le altre persone. Per esempio, due persone passeggiano, una è molto più alta, una è molto più bassa, una ha le gambe più corte, quindi dovrebbe fare più passi. In realtà, per un meccanismo non detto, queste persone vanno in sincrono, qualcuno accorcerà il passo, qualcuno l'allunga, vanno con lo stesso passo. Se noi ci sincronizziamo, siamo... Questa è la dimostrazione che siamo esseri sociali. Esatto. Ora, la base della socialità, la base neurologica, dico, perché ormai la socialità sta sempre nel campo della psicologia o addirittura della sociologia, ma in realtà a livello neurologico è probabile che la base della socialità stia nella sincronizzazione. E quindi quando noi ci sincronizziamo con un'altra persona, probabilmente esistono dei meccanismi che ci fanno sincronizzare il linguaggio, e è questo, ma esistono sicuramente dei meccanismi che ci fanno sincronizzare il passo, che ci fanno sincronizzare la tonalità, che sono da scoprire. Però ecco, questo tipo di strumento diagnostico probabilmente nei prossimi mesi o anni ci darà la chiave per capire la base della socialità. Poi esistono anche delle socialità di massa, per esempio il disc jockey in una discoteca che fa le domande e tutti rispondono insieme. Nel momento in cui tutti rispondono insieme, si sincronizzano. Esiste anche il lato cattivo di questo. Sì. Se pensiamo alle marce militari, in cui tutti si sincronizzano e c'è questo senso di appartenenza, c'è questo senso di piacere, diciamo così. Però, ecco, è importante dire che quello che sembrava un istinto, cioè il trovarsi bene con una persona, dipende da una struttura cerebrale. Una scoperta scientifica. È una scoperta scientifica. Voglio dire, visto che si va sempre più avanti e di conseguenza questa è una scoperta scientifica. Infatti l'ho ascoltata perché effettivamente in questo momento mi stava dando una lezione, come ai nostri telespettatori. Allora io ringrazio il dottor Alessandro Trezzi, neurologo responsabile del Centro Alzheimer di Arezzo, per averci spiegato cosa c'è appunto tra linguaggio e sincronia.